il diabete. Ascoltiamo quindi i consigli utili. Camminare con regolarità e a passo spedito fa molto bene alla nostra salute. Intanto è meno faticoso che correre e quindi si può fare con grande frequenza e soprattutto tutti i giorni, almeno un'ora, un'ora e mezza, con dei risultati che sono ottimi sul colesterolo, sul diabete, sull'apparato cardiovascolare e sulla respirazione. E poi non dimentichiamo quanto può essere utile per le ginocchia, le caviglie, quindi per le articolazioni che, essendo sollecitate continuamente, risparmiano il rischio dell'artrosi. Camminare, un'attività fisica senza traumi, che ha il beneficio di far aumentare il colesterolo buono nelle nostre arterie e abbassare i trigliceridi. Una mano santa per chi soffre di diabete, facendo 4.500 passi in più al giorno, la glicemia si normalizza e ne previene i capricci. Camminare è un beneficio, è quasi una terapia. Lo possono fare tutti, quindi lo possono fare, se non ci sono controindicazioni specifiche, le persone anziane, ed è molto utile per l'artrosi, i ragazzi che hanno la possibilità di restare sempre in allenamento, e anche comunque le persone che sono incinta, per esempio, le persone che devono recuperare da interventi chirurgici che possano essere articolari o che possano essere cardiovascolari. I rischi del camminare a lungo o del camminare troppo possono essere le tendiniti o le fasciti plantari, che sono delle affezioni che possono prendere le gambe e i piedi. E allora attenzione alle scarpe. Le scarpe devono essere particolarmente controllate, devono essere misurate nella misura giusta e con un plantare che permetta di essere coordinato con il proprio piede. Quindi non sono uguali per tutti, ma sono quelle giuste per ogni persona. Usare i piedi è molto salutare. 10.000 passi al giorno a 4-5 km all'ora è l'ideale per togliere il medico di torno. Anche lasciare la macchina un po' distante dal luogo di lavoro può essere un motivo per camminare di più, oppure salire le scale al posto dell'ascensore, oppure muoversi nel momento della pausa pranzo, della pausa colazione, e fare un giro intorno al palazzo. Questi sono elementari consigli, ma fondamentali per chi ha bisogno di camminare. E non dimentichiamo che la storia ci insegna che camminare è anche una bella ginnastica per la mente. Il diabete può procurare una grave malattia agli occhi, la retinopatia diabetica. Per questo è necessario che i diabetici si controllino spesso. Quando si rompe i capellari vedo come se avessi dei coriandoli negli occhi e non vedo. Una diminuzione progressiva della vista con annebbiamenti transitori che, se non curata in tempo, può portare alla cecità. È la retinopatia diabetica una delle complicanze più gravi e frequenti del diabete mellito. Si ritiene che circa 3 milioni di italiani siano colpiti dal diabete e di questi il 20-30% svilupperà una retinopatia diabetica. L'occhio viene colpito perché all'origine della malattia diabetica c'è un'alterazione dei piccoli vasi, una microangiopatia. Lasciata la malattia a se stessa, la retina si distacca e il soggetto perde la vista. L'evoluzione della malattia è molto rapida e quindi è importante che il paziente diabetico si sottoponga a frequenti visite oculistiche. Un soggetto diabetico dovrebbe sottoporsi ad esame del fondo oculare annualmente se non sono state riscontrate delle lesioni. Se sono state riscontrate delle lesioni anche iniziali, i tempi si abbreviano e quindi vanno a 6 o a 4 mesi. Queste poi, quando sono presenti, comporteranno anche la necessità di esami più approfonditi, quale la fluorangiografia e la tomografia retinica. La fluorangiografia è un esame caratterizzato dal fatto che noi riusciamo, mediante l'immissione in vena di un colorante, a visualizzare la circolazione della retina. In questo modo è possibile vedere la presenza di aree ischemiche, di neovasi, di microaneurismi, di emorragie. A un certo punto, chiudendo quest'occhio sinistro, ho visto che al destro non ci vedevo. Sono andata subito dall'oculista e mi ha detto che c'avevo un edema. Il secondo esame, molto importante per la diagnostica dell'edema maculare nel paziente diabetico, è l'OCT, che ci consente di visualizzare esattamente la regione maculare. Welcome to the world of private security. They're on a mission. Undercover, special assignment. Very hush-hush.
job. You tell anyone about this. Climb on in here, Slim. Thank you very much. But there's just one problem. They're idiots. John Candy and Eugene Levy are armed and dangerous. A little toxic waste isn't going to kill you. Rated PG-13. Starts Friday, August 15th at select theaters. It's fun getting to the bottom of the world. This radio can play 31 hours longer than a year ago. Right. The difference is in the electronics. Wrong. The difference is in the batteries. The batteries? What kind you got in here? Energizers, the supercharged battery. 31 more hours? Yes, 31 more hours from one set of supercharged energizers. So that's what they mean by supercharged. Today, no battery in the world outlasts the supercharged energizer. Only this gold bank card lets you cash a personal check for up to $1,000 when you vacation in the West. Because only First Interstate has full-service banking offices all over the West. So this summer, wherever you vacation in the West, take along the only bank card that lets you get up to $1,000 in cash at our offices all over the West. The gold bank card from First Interstate Bank. Quindi ha fatto tutto un giro di parole e ti ha confermato tutto. Sì, ma con la massima naturalezza. Hai capito? Come se niente fosse. Secondo me non si rende nemmeno conto di quello che ha combinato. Sì, ma agito in buona fede, credo, no? Ma ci mancherebbe altro, Luigi. Guarda, è che mia madre è così, è superficiale. Guarda, se io penso che le azioni di mia madre sono finite in mano a uno come Jacopo Davi. Lasci stare, Davi. No, lasciami dire. Io, Davi, non lo sopporto. Ho sentito Jacopo Davi, mi sbaglio? Beh sì, stavamo parlando di te. Perché io ho finito... Ma Luigi, invece di fare salotto con Aldo, perché non pensi un po' al lavoro? Non sto facendo salotto con Aldo. Ho finito di controllare tutte le mie fatture e vorrei prendermi la mia pausa. E poi mi scusi, direttore, ma da quando in qua è proibito scambiare quattro chiacchiere con un collega? Aldo, come siamo suscettibili, stavo scherzando. Beh, non mi ha divertito per niente. Io vado, ci vediamo dopo. Direttore. Nervoso, eh? Io vado in pausa, eh? Sì. Insieme tutta la vita. Sono giovani, è giusto che facciano le loro esperienze, non credi? Sarà anche così, però è che... Non lo so, mi sembra tutto così... superficiale. Io credevo che per Carolina questa storia fosse importante veramente, che quindi lei... desiderasse continuarla, tenerla in vita. Sì, ma... Invece... Allora è così, se le cose funzionano, funzionano, altrimenti ci danno un taglio. Senti papà, vuoi un consiglio? Starne fuori da queste storie, lascia che la risolvano da loro. Se ti intrometti rischi solo di peggiorare la situazione. No, io non ho nessuna intenzione di intromettermi. Però penso che tu dovresti parlare con Dante invece. Tu sì. Ah, tu non puoi capire. Abbiamo fatto tutto il possibile, ma era un disastro perché è arrivato già in condizioni critiche. L'emorragia era molto estesa. Poi ha avuto l'arresto cardiaco. Un disastro. Non devi giustificarti, Alberto. Io sono sicuro che tu hai fatto del tuo meglio. Guarda, sono veramente addolorato.
Non riesco a capire come possa essere successo. Neanch'io ti assicuro, è la prima volta in vita mia che mi succede una cosa del genere. Anche se non si può dire che fossimo amici, ma tra di noi c'era una grande stima. Comunque io naturalmente ho avvisato la polizia e spero che riescano a scoprire cosa è successo e soprattutto chi l'ha ridotto in quelle condizioni. Scusate il disturbo, Ho appena saputo del professor Mocci. Già. E a questo proposito io vorrei dirvi una cosa che secondo me è importante. Dunque, Carolina, la figlia di mio marito, lo ha visto prima che lui venisse in life. Era fuori dall'Ink Bar e c'erano due uomini con lui che lo hanno picchiato con molta violenza. Con Dante, parlargli di cosa? Parlargli per dirgli di non arrendersi, di non lasciare la donna che ama senza neanche combattere, non so. Certo che tu sei strano forte, lo sai? In che senso? Perché quando si sono messi insieme hai fatto il diavolo a quattro, adesso che si sono lasciati vuoi che si rimettano insieme. Chi ti capisce è bravo. A chi mi capisce è bravo. Luca, è normale che io ci abbia messo un bel po' di tempo per digerire tutta questa storia e che adesso mi dispiace che sia finita soprattutto in questo modo. Io mi preoccupo delle conseguenze. Due persone che si lasciano non è che desiderano di vedersi tutti i giorni, soprattutto di essere costrette a vivere sotto lo stesso tetto così come se niente fosse. O sbaglio? No, non sbaglio. Capito. Per Dante sarebbe una tortura continua. Oh. E anche per Carolina, sicuramente. Infatti ho visto che Tilly è molto preoccupata. Teme che Dante decida di andarsene. Luca, Dante non sta decidendo se andarsene o no. Dante se ne va. E questo noi dobbiamo impedirlo. Perché per Tilly, anche per me, sarebbe un dolore. È come perdere un figlio. Cioè, capito, secondo lei era normale disfarsi di quelle azioni? Aldo, dal suo punto di vista, è quello che non riesco a capire, per quale motivo? Le ha vendute a Jacopo Davi, non l'ha mai sopportato? Infatti quello che l'ho chiesto anch'io. Ah, gliel'hai chiesto? Sì. E che t'ha detto? Mi ha risposto che secondo lei era molto più logico vendere all'amministratore della Life, uno che aveva a cuore il destino dell'azienda, piuttosto che uno sconosciuto qualsiasi. Tua madre non si smentirà mai, Hai capito perché Davi è andato a Parigi? Alla fine ci aveva visto giusto Tilly, per concludere l'affare con mia madre. Probabilmente è così. Quello che non riesco a capire è per quale motivo Davi ha nascosto la cosa. Quale motivo? Io che ne so. Forse perché aveva paura che gli saltasse l'affare. Comunque dobbiamo avvisare assolutamente Tilly. Perché secondo me non avrà piacere scoprire di essere diventata socia di Jacopo Davi. Sicuramente non le farà piacere. Anche se Davi è un socio di minoranza. Ma non è uno che si accontenta. No, infatti. E ti giuro, a me l'idea che lui possa mettere le mani sulla Life mi farà brividire. Ma questo non succederà mai, perché né Diego Olivares né Giovanna Medici venderanno mai le loro quote. Hanno troppo rispetto per la Life, è una loro creatura. Il problema si pone se Tilly vende anche una piccola parte delle sue azioni. Già, in quel caso Davi potrebbe acquistare molto peso nel consiglio d'amministrazione. Dobbiamo avvertire Tilly, Sì. Domani mattina, non appena arrivo in Life, è la prima cosa che faccio. E voilà, la cena è pronta, venite. Ma mia madre non è ancora arrivata. No, ha telefonato poco fa che avrebbe tardato un po', però si è raccomandata che cominciassimo pure senza di lei. Ad ogni modo sarà qui da un momento all'altro. Cosa c'è di buono? Polpette e piselli. Le hai fatte tu? No, le hai fatte Tilly, io l'ho solo riscaldato. Anch'io, sembra buonissimo. Prima le signorine, via. Grazie. Ma e Dante dov'è? Che ne so, sarà in camera sua. Allora valla a chiamare, dai. Perché? Lui lo sa che la cena è pronta, se non viene vuol dire che non ha fame.
Sì, ma magari si è addormentato, oppure la cuffia dello stereo gli è rimasto sull'orecchio, non ha sentito, oppure sta pensando ai fatti suoi. Carolina, falla chiamare, per favore. Posso pensarci io? Stai pure seduto, grazie. Ci va Carolina, Carolina, grazie. Va bene, vado a chiamare il signorino. Tanto se le mie polpette si freddano non importa, no? Ah, sei qui. Si può sapere cosa ci fai in camera mia? Cercavo questo. Scusami, mi serviva, ma l'avrei rimesso a posto. Comunque, la cena è pronta, vuoi venire di là? Hai sentito quello che ho detto? Vuoi degnarci della tua presenza o vuoi restare qui a fare l'offeso? Non ho fame, ok? Vai, vai a mangiare, vai. Non fare finta di preoccuparti per me. È stato mio padre a chiedermi di venirti a chiamare. Beh, ringrazialo tanto, ma non vengo. Dante, per favore, smettila! Di là ci stanno aspettando tutti e loro non c'entrano niente con la nostra storia. Non fare il ragazzino, vieni di là. Ma che cosa pretendi, eh? Vengo di là, ci facciamo quattro chiacchiere, due risate, tutto come prima, no? Mi dispiace, ma non è così che funziona. Le cose tra di noi sono cambiate perché tu hai voluto cambiarle. Tilly, Luciano e Luca sono come una famiglia per me. Sono disposto a non vederli più piuttosto che stare ancora con te. Sicura che non vuoi venire a bere qualcosa con me? Te l'ho già detto, sono molto stanca. Stasera preferirei andarmene a casa. T'accompagno io? Tu non molli mai, eh? No, mai. Mi piacerebbe passare un po' di tempo insieme a te. Sì, piacerebbe anche a me, ma stasera non sono in vena. Mi dispiace. Va bene, sarà per un'altra volta. Con Rossella vi siete chiarite? No, anzi direi che ci siamo allontanate. Mi dispiace. Scusate, non c'è nessuno? E dovrebbe esserci l'infermiera del turno di notte, magari si è assentata un momento. Ah, grazie, aspetterò. Le serviva qualcosa? Se vuole chiedere a noi, lavoriamo qui. Sono stato chiamato per quello che è successo a Stefano Mocci. Sapete dirmi dove devo andare? Sì, l'accompagno io. Ah, grazie, molto gentile. Permette, Michele Marchetti. Davide Corte, mi dispiace molto per quello che è successo. Grazie. Conoscevo il professore dai tempi dell'università, è stato un mio docente. Lei è un parente, un amico? Alberto. Siedi. Hai parlato con Sensi? Devi qualcosa? No, grazie. Sensi ha chiamato la polizia, Rossella. Verranno in clinica a fare delle indagini. Spero che riescano a scoprire cosa è successo a Mocci. Lo sappiamo già che cosa è successo a Mocci. C'è un testimone. Quale testimone? La Carolina, la figlia del marito di Tilly. Dice che ha visto due uomini aggredire Mocci qua fuori. E picchiarlo selvaggiamente. Quindi è stato quel pestaggio a ridurlo in quelle condizioni. Sono quei due uomini che l'hanno ucciso. Adesso ci credi che non sono stata io? Thank you.
Beh, vabbè, d'estate c'è, è facile. Ma d'inverno pure, gli ambienti caldi, arsura, frittata di cipolle, il Natale, l'agnella, la tombola, la pizza napoletana con l'acciuga, salate! Pensate, ciumo, se fa venire sete e poi pensa, c'ho sete. E lì a che pensa? A un'acqua che deve essere gustosa, fresca, stuzzicante, eccezionale. Ma comunque se è fatto venire sete e beve un'acqua minerale normale, no! Cioè se fa venire sete per bere Brio Blu, che poi mi dicono che è rocchetta. Io per esempio sto a parlare da molto, mo mi è venuta sete, ma la sono fatta venire, appunto. Comunque adesso io bevo e voi no. Brio Blu, mi piaci tu. Varo del piano triennale per conti pubblici e crescita, in arrivo tagli alla spesa pubblica e Robin Hood tax sui petrolieri. Sì del Senato ai processi con due corsie, l'opposizione abbandona l'aula, la maggioranza inaccettabile, via libera all'esercito in città. L'associazione magistrati, la legge blocca i processi, a rischio 100.000 procedimenti, ora si rischia il caos. Maturità, gli esperti scambiano un uomo per una donna nella poesia di Montale, molti ragazzi scelgono il tema su sms o email. Donadoni fiero, dopo il passaggio ai quarti di finale, questa nazionale può battere tutti, domenica la sfida con la Spagna. Ad Ermanno Olmi, leone d'oro alla carriera al prossimo Festival del Cinema di Venezia, voglio che a consegnarmelo sia Adriano Celentano. Buonasera dal TG1. È in corso il Consiglio dei Ministri per varare la manovra economica, piano triennale di stabilizzazione dei conti e di sviluppo economico. Inoltre tassa Robin Hood per i petrolieri, tagli alla spesa, interventi contro il caro vita. Ma colleghiamoci con Francesco Di Mario che è a Palazzo Chigi. Ecco, quali particolari sono emersi sinora, Francesco? Ecco, attendiamo di sapere ancora bene i particolari. Come avete detto, il Consiglio dei Ministri è ancora riunito per varare la manovra per la crescita 2009-2011. Un decreto legge, un disegno di legge, ha detto il Ministro dell'Economia Tremonti, che puntiamo a far approvare dal Parlamento prima della pausa estiva. Obiettivi del Governo, ha aggiunto il Ministro, sono il nucleare, la banda larga per Internet, la semplificazione burocratica, la riforma del processo civile. Non c'è risanamento senza sviluppo, ha spiegato Tremonti, che ha annunciato per settembre una sessione parlamentare sul federalismo fiscale. Quanto ai dati 2008, il ministro ha parlato di deficit pubblico al 2,5% del PIL e di crescita allo 0,5%. E dopo che era circolata in mattinata la voce di un possibile ritorno dei ticket sanitari, il governo fa sapere che non ci sarà alcun ticket e che si aprirà un tavolo governo-regioni sulla sanità per trovare soluzioni alternative. Ma vediamo allora quali sono i possibili contenuti della manovra nel servizio di Laura Chimenti. La manovra triennale sarà di 34,8 miliardi di euro, 13 miliardi per il 2009, 7,1 nel 2010, 14,6 nel 2011, anno in cui è previsto il pareggio di bilancio. Per l'anno prossimo 9 miliardi arriveranno dai tagli alla spesa pubblica di ministeri, regioni ed enti locali, 4 dalla cosiddetta Robin Hood tax sugli extra profitti dei petrolieri e da una maggiore imposizione fiscale su banche ed assicurazioni. Ci saranno interventi di politica energetica con l'individuazione entro fine anno dei siti nucleari e misure contro il caro benzina con lo sconto sui carburanti ed aiuti fiscali alla pesca e all'autotrasporto. È prevista una delega per la riforma del pubblico impiego che si baserà sulla lotta agli sprechi e sul recupero dell'efficienza della macchina statale. In arrivo norme per incoraggiare le imprese ad assumere attraverso una maggiore flessibilità e agevolazione nel regolarizzare i rapporti di lavoro. Previste ad esempio semplificazioni per contratti di apprendistato e contratti a termine, oltre al ripristino del lavoro intermittente. Salta invece il divieto di cumulo tra redditi da lavoro e pensione. Sul fronte casa in arrivo un piano per l'emergenza abitativa con mutui agevolati per le giovani coppie. Previste poi una serie di liberalizzazioni, innanzitutto la privatizzazione dei servizi pubblici. Critiche alla cosiddetta Robin Hood tax sui petrolieri arrivano dal presidente di Confindustria Marcegaglia e dal numero uno dell'Unione Petrolifera De Vita, che parla di demonizzazione del settore. Nell'insieme però la manovra piace a Confindustria. Bonanni Cisle chiede che le risorse in più vadano ai cittadini con i redditi bassi. Anche Angeletti, Will, chiede che l'aumento delle entrate vada ad aiutare la crescita dei consumi. Epifani CGL è invece preoccupato per i forti tagli ai servizi essenziali. Ed ora ci spostiamo al Senato, dove è arrivato il via libera all'emendamento sulla sospensione di alcuni processi. PD e Italia dei Valori hanno abbandonato l'aula, la maggioranza parla di reazione inaccettabile. Ma sentiamo il punto in diretta con Marco Frittella.
Sì, la maggiore tensione si è avuta, come vedremo tra poco, sull'emendamento che appunto sospende i processi per i reati che prevedono pene inferiori a 10 anni commessi prima del giugno 2002. Ma il confronto è andato avanti serrato anche sulle altre norme approvate, l'impiego dei soldati nelle città, i maggiori poteri ai sindaci e alla polizia municipale in materia di sicurezza chiesto dalla Lega, lo stop al gratuito patrocinio per i mafiosi proposto dal Partito Democratico, eccetera. Ma torniamo all'emendamento che, per dirla con Veltroni, ha strappato la tela del dialogo, e ce ne parla in questo servizio Ida Peritore. Passa tra le polemiche il contestato emendamento ribattezzato slitta processi. La Finocchiaro si rivolge a Schifani. Poiché usciamo dall'aula, la prego di concedere un minuto ai miei senatori e alle mie senatrici per poter uscire ordinatamente. Sono liberi di farlo. I senatori dell'opposizione lasciano così l'aula per non prendere parte alla votazione. Lavonino, in dissenso con il suo gruppo, rimane e vota contro. Rimane anche l'UDC. D'Alì annuncia il voto contrario e, spiega, non siamo soliti abbandonare l'aula. Queste norme sono come un macigno sul dialogo, attacca la Finocchiaro. Presidente Berlusconi dice di essersi accorto che questa norma riguarda anche il proprio processo e di conseguenza, piuttosto che annunciare il ritiro dell'emendamento, annuncia una legge sull'immunità per le alte cariche dello Stato. La logica, come dire, è logica. È un provvedimento scellerato, dichiara Di Pietro, che annuncia il referendum. Non chiediamo impunità per nessuno e non ci sono interessi personali, replica la maggioranza. La sinistra non riuscì a fare nulla per la sicurezza. Noi stiamo approvando un provvedimento che impiega i militari sul territorio, che contrasta l'immigrazione clandestina come vuole la Unione Europea, che accelera i processi contro i reati più gravi e sospende i processi inutili. Questi sono i fatti, di fronte ai quali la sinistra viene nettamente smentita e sconfitta. E per Quagliariello il PD ha perso un'occasione per marcare la discontinuità con l'antiberlusconismo che in passato ha avvelenato il clima del paese. Dispiace, aggiunge, che sia il giustizialismo dell'Italia dei Valori a dettare la linea del PD. E per il leghista Bricolo l'opposizione con le sue uscite non influenzerà la linea del governo. Dunque, dialogo in crisi. L'UDC con Pionati dice che il governo da un lato vuole il confronto, dall'altro però si muove per farlo saltare. Le parole più dure arrivano dall'Italia dei Valori. Sentiamo Donadi. Il dialogo è un bene prezioso tra soggetti che le regole le rispettano. Con un governo che le regole le straccia ogni giorno, il paese ha bisogno di un'opposizione seria che non faccia sconti. A Donadi risponde Bocchino: avete preso il posto della sinistra radicale, ma gli italiani hanno già scelto chi li deve rappresentare. Rotondi chiede al centrosinistra di non ritirarsi sull'Aventino. È in realtà tutta la maggioranza a dire che è stata l'opposizione a rompere il filo del dialogo. Sentiamo Cicchitto e Cota. Sta accadendo che evidentemente l'alleanza che il Partito Democratico ha fatto alle elezioni con Di Pietro non era un dato puramente elettorale, è un dato più di fondo. Riemerge un giustizialismo, un uso politico della giustizia che noi respingiamo. La sinistra ha perso ancora una volta l'occasione di fare qualcosa nell'interesse dei cittadini, invece di occuparsi del decreto sicurezza che stiamo approvando e quindi di dare il suo contributo, come al solito fa opposizione strumentale. Oggi Veltroni ha espresso la propria preoccupazione per il nuovo clima politico al capo dello Stato. Poco fa il leader del Partito Democratico ha detto: i salari e l'Alitalia sono le vere priorità, altro che salva Premier. Al Quirinale questa mattina, possiamo vedere le immagini, è salito di nuovo dopo l'incontro di ieri il presidente del Consiglio Berlusconi, che è rimasto a colazione con il presidente della Repubblica Napolitano per parlare del Consiglio Europeo che si apre domani e dopodomani a Bruxelles. E con questo possiamo restituire la linea allo studio. Grazie Fritella. Intanto arriva l'allarme dei magistrati per la norma appunto che sospende i processi. A rischio ci sono migliaia di procedimenti. Claudio Pistola. Vale la pena sospendere 100.000 processi per non celebrarne uno? Se lo chiede il sindacato delle toghe, che non punta allo scontro ma chiede alla politica un momento di riflessione. 100.000, è la stima dell'ANM, saranno i procedimenti che si fermeranno per l'emendamento sulla sospensione dei processi per reati anteriori al 2002. C'è il rischio che circa un terzo dei procedimenti penali pendenti, addirittura quasi 100.000, potranno essere oggetto della sospensione. Vi è il rischio, ad esempio, che un processo nei confronti di chi ha violentato una persona debba essere sospeso.
sospeso. Contestualmente invece chi ha ceduto una dose di hashish può essere continuare ad essere sottoposto a processo. I processi da sospendere sono quelli che prevedono reati con pene inferiori a 10 anni. Il 90% di essi, dicono all'ANM, riguarda i reati di diffuso allarme sociale, sequestro di persona, stupro, rapina semplice, furto in appartamento, traffico di rifiuti, sfruttamento della prostituzione, per dirne alcuni. L'omicidio colposo da circolazione stradale fatto da una persona ubriaca, e ricordo che questa è una norma inserita nel decreto legge sulla sicurezza che alza la pena per questo fatto, è punito con una pena inferiore a 10 anni di reclusione. Il furto in un supermercato, seguito da una violenza nei confronti della guardia giurata, invece supera i 10 anni di reclusione. Inammissibile perché presentata fuori dai termini e da respingere nel merito. Questo è il parere del sostituto procuratore generale di Milano sulla richiesta di ricusazione del giudice del caso Mills, Nicoletta Gandus, presentata dai legali di Silvio Berlusconi. Secondo il parere non vi sarebbe grave inimicizia del magistrato nei confronti del Presidente del Consiglio. Ed è attesa nelle prossime ore a Napoli la sentenza d'appello al processo Spartacus, è un verdetto temuto dal clan camorrista dei Casalesi. L'inviata Grazia Graziadei. Da lunedì mattina qui all'aula bunker di Poggio Reale, Camera di Consiglio blindata, due giudici togati e sei popolari stanno decidendo la sentenza d'appello contro il clan dei Casalesi. Terrorizza i boss, l'imminente sentenza Spartacus a Napoli in corte d'assise d'appello per stragi e omicidi, perché è l'anticamera del carcere definitivo per 36 mafiosi come gli irriducibili in cella Francesco Schiavone, detto Sandokan, e Francesco Bidognetti, soprannome Cicciotto e Mezzanotte. Sotto processo anche due latitanti dagli anni 90, Antonio Iovine e Michele Zagaria. Di lui si racconta che accarezzando una tigre abbia concluso affari milionari per il clan dei Casalesi, ma ora si avvicina l'addio ad un potere fatto di calcestruzzi, rifiuti, estorsioni, droga, ville hollywoodiane, tutte marmi e piscine a forma di conchiglia, soldi ripuliti al nord Italia e all'estero dall'organizzazione criminale che è fra le più potenti d'Europa. Ecco perché fa paura ai boss la mannaia di questo processo, come anche il bombardamento mediatico su di loro, attenzione alimentata dal successo mondiale di Gomorra di Roberto Saviano. Poi gli appelli di chi si è pentito, fallo anche tu, ha detto Anna Carrino al compagno Francesco Bidognetti, e pare che lui, il boss, ci stia pensando. Suo cugino Domenico da mesi sta collaborando. Dove non ci sono soldi non ci sono campi Casalesi, dove si fanno opere di bene i Casalesi non ci sono. Sono iniziati gli esami di maturità, questa mattina la prova di italiano per 500.000 studenti, da bocciare un tema di italiano con un amico di Montale trasformato in donna. Piero Damos e poi Isabella Schiavone. Aspettavamo uno svevo pirandello, quindi Montale proprio, a parte è l'ultimo dei poeti del Novecento, quindi abbiamo fatto malissimo. Ho fatto un'analisi del testo su Montale. Tutti aspettavano svevo, la sorpresa è Montale, anche se la poesia, Ripenso il tuo sorriso, era dedicata al ricordo di un compagno di scuola e non ad una donna, come hanno scritto gli esperti del Ministero. Un errore clamoroso, è andata meglio per gli altri temi, i 60 anni della Costituzione, il lavoro tra sicurezza e produttività, e poi la scienza, la donna nel Novecento, la percezione dello straniero, comunicare le emozioni con sms o email. La Costituzione, l'avevo già fatto quest'anno. Il lavoro tra sicurezza e produttività, una sicurezza che non c'è ultimamente, insomma, è sempre più importante. Io avevo iniziato con l'articolo di giornale sugli incidenti del lavoro, poi alla fine ho cambiato idea facendo quello sulla comunicazione, la differenza della comunicazione tra oggi e prima. Comunicare le emozioni via sms o email, idee e sentimenti che viaggiano attraverso abbreviazioni e acronimi. Modi di comunicare dei ragazzi. Chiara, scrittrice esordiente 17enne per una grande casa editrice, ci spiega perché. C'è comunque l'intenzione, se si vuole anche creativa, di trovare un modo alternativo e un sistema di simboli alternativi per trasmettere le proprie emozioni. Così, per scrivere più o meno si usano i simboli matematici, il che è sostituito dalla K e il perché è composto da una X, una K e una E. Sempre più rapidi, sempre più creativi, sempre più diretti e per trasmettere emozioni tante faccine stilizzate di tutti i tipi, dal sorriso al broncio al ghigno. Per alcune persone risulta anche più facile esprimersi in questo modo piuttosto che dover fare lunghi giri di parole che sarebbero forse più facili da fare di persona. Nuovo rialzo del tasso sui mutui applicato dalle banche italiane. A maggio, dice l'ABI, il tasso sui prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni è salito al 5,75%, è un record degli ultimi 5 anni.
Il Nobel per la pace a Ingrid Betancourt, l'iniziativa del quotidiano L'Unità per sostenere la senatrice colombiana ostaggio dei terroristi da oltre 6 anni. Lucia Duraccio. Se lever, se mobiliser. Mobilitarsi. Mobilitarsi per la liberazione degli ostaggi. Questo è l'appello che Lorenzo, il figlio di Ingrid Betancourt, lancia al TG1 qualche mese fa per sua madre, dal 23 febbraio del 2002 nelle mani delle FARC, le forze armate rivoluzionarie della Colombia, prigioniera nella giungla insieme a centinaia di altri ostaggi. Il caso ha mobilitato diverse diplomazie e l'opinione pubblica di tutto il mondo. Ora un'iniziativa italiana accende i riflettori sulla senatrice colombiana. Il quotidiano L'Unità lancia la campagna Diamo il Nobel a Ingrid Betancourt. E noi abbiamo pensato che il premio Nobel da dedicarle immediatamente sia un modo per far sì che Ingrid Betancourt venga liberata al più presto. Una candidatura per liberarla o almeno proteggerla. Eccola nell'ultimo video dello scorso novembre, pallida, lo sguardo basso, molto dimagrita, quasi uno spettro. Proprio lei, in una lettera alla madre dello scorso dicembre, scrive: «La vita qui non è vita, è un lugubre spreco di tempo. Viviamo come dei morti». Un limbo di rassegnazione e solitudine che dura da 6 anni e 116 giorni. L'Italia potrebbe mandare 4 aerei Tornado in Afghanistan se dagli alleati arrivasse una richiesta concreta, lo ha specificato il ministro della difesa Ignazio La Russa. I Tornado avrebbero solo compiti di perlustrazione e mai di bombardamento. Ed è arrivata proprio adesso la notizia che il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla manovra economica triennale e ai provvedimenti collegati di cui avevamo parlato in apertura di giornale. Vi daremo i dettagli nella prossima edizione di Mezzasera. L'Europarlamento ha ratificato la nomina di Antonio Tajani a commissario dei trasporti, via libera dall'Aula anche alle direttive sull'espulsione degli immigrati clandestini. Da Strasburgo, Marielina Sattanino. Una prima tappa verso una politica dell'immigrazione concertata fra Stati membri e Paesi terzi. La direttiva sui rimpatri approvata dall'Europarlamento prevede di facilitare le partenze volontarie entro 7-10 giorni, detenzione nei centri di accoglienza fino a 18 mesi, divieto di reingresso per 5 anni, regole per la detenzione dei minori, un fondo europeo di 700 milioni di euro per cure sanitarie e assistenza legale. Per chi ha votato a favore, popolari, gran parte dei liberali, destra, Lega, Italia dei Valori, un primo passo per far fronte all'emergenza immigrazione in una Europa dei diritti e dei doveri. I contrari, sinistra europea, verdi, molti socialisti, parlano di direttiva della paura e della diffidenza, ricordano le critiche delle chiese e delle associazioni umanitarie. Gli eurodeputati del Partito Democratico si sono astenuti individuando ambiguità e contraddizioni, ma anche una prima risposta alla domanda di sicurezza diffusa in tutta Europa. Gli Stati membri hanno 2 anni per applicare la direttiva. Il ministro dell'Interno Maroni ha detto che l'Italia lo farà al più presto. Non si devono criminalizzare i migranti, lo afferma Monsignor Agostino Marchetto, segretario del Pontificio Consiglio per i Migranti, in un'intervista al quotidiano francese Le Croix. I cittadini di paesi terzi non dovrebbero essere privati della libertà personale o soggetti a pena detentiva a causa dell'infrazione amministrativa. Molestie insistenti o, come si chiama, stalking. Il Consiglio dei Ministri poco fa ha approvato il disegno di legge per regolamentare il nuovo reato. E siamo agli europei di calcio e allora grazie per aver accompagnato in oltre 7 milioni e mezzo, pari a uno share del 35,5%, il nostro TG1 delle 20 di ieri sera. E poi di essere anche rimasti con Rai 1 e Rai Sport durante la vittoria degli azzurri in 23 milioni, sono cifre davvero enormi. Alla fine grandi ascolti per il TG1 di Mezzasera con quasi 7 milioni di spettatori. Ed ora gli azzurri si preparano alla sfida di domenica con la Spagna. Qui accanto a me c'è come al solito Marco Franzelli, ci è andata bene, siamo tutti contenti Marco, ma prima ascoltiamo Donatella Scarnati che è inviata a Zurigo. Il 2-0 contro la Francia non ha modificato di un millimetro la posizione di Donadoni. Bersagliato dalle critiche per un europeo cominciato male, il CT sa che gli esami non finiscono qui. Io non avevo dei dubbi, cioè ero convinto prima, come lo sono ora che questa è una squadra che può battere chiunque. Gli domandano se ha pensato di mettersi a riparo da Lippi, il cui rientro continua ad essere comunque l'argomento del giorno. L'unica cosa di cui mi devo riparare è quando piove o quando c'è eccessivo sole, questi sono i tipi di riparo a cui mi sottopongo, il resto non mi dà assolutamente nessun tipo di fastidio.
solo contro tutti, rivolgersi a Gattuso che ripete: dobbiamo aiutarlo. Le parole di Gattuso sono la dimostrazione che non sono solo e che ragioniamo allo stesso modo. Abete respinge chi sostiene che questa sia la nazionale di nessuno e dice: siamo sulla stessa barca. Intanto il tecnico, dopo la conferenza, va a giocare a golf, la sua passione, una boccata d'ossigeno prima di pensare alla Spagna, con la speranza che quel carro, dove già sono saliti i vincitori, diventi sempre più grande. Indubbiamente diventano molto più capienti i carri alla fine o al termine di un risultato come quello di ieri sera, ma noi ci facciamo salire volentieri tutti quanti, non c'è problema. E anche questa sera abbiamo collegato con noi in diretta da Milano Marittima Arrigo Sacchi. Ha sentito Sacchi Donadoni, ha detto: non mi sento solo contro tutti. Ma perché un commissario tecnico, Donadoni, con l'ombra forse di Lippi, può sentirsi solo? Ma se ha detto che non si sente solo, evidentemente non lo si sente, anche se è un ruolo che abitualmente non hai molte coperture, ecco. Ha detto anche Donadoni: questa nazionale può battere chiunque. Lei crede anche che sia una nazionale che possa battere chiunque? Beh, è una nazionale che l'ha già dimostrato di poter battere chiunque, specialmente quando trova delle motivazioni straordinarie, quando saltano fuori le persone, poi le motivazioni e un grande impegno, cosa che si sta verificando adesso. E un difetto di questa nazionale? Beh, non sempre gioca un calcio armonioso, però è un po' il difetto del calcio italiano, non di questa nazionale. E adesso vediamo allora i nostri avversari, gli avversari di domenica, gli spagnoli, ci ripresenta Fedele La Sorsa. È un ragazzo di paese, ama tornare nell'Asturia, nella sua terra, quando può, quello che all'improvviso ha infiammato l'europeo. Dalle sue parti in Spagna lo hanno soprannominato David Meraviglia. È lui il simbolo di queste furie rosse che dal 1920 non riescono a battere l'Italia. Questo attaccante, neppure un gigante, alto 1,75 m, è il motore e l'anima di questa squadra rinnovata specialmente nella mentalità. Lui, Biglia, 27 anni, può giocare ovunque in attacco. Duttile direbbero quelli che si intendono di calcio. Solo bravo diremmo noi. Ora lo verrebbero tutti, dal Barcellona, disposto a spendere 30 milioni di euro, al Chelsea. Lui sottovalutato fino a pochi giorni fa. Perché la Spagna puntava su un altro gioiello, Torres. Insieme però sono una coppia davvero pericolosa. Tuttavia l'intera squadra che ha mutato fisionomia, non più leziosa, sterile, ma capace ora di far male, grazie a questi due ragazzi. Contro la Svezia però gli spagnoli non hanno fatto paura come all'esordio. Incerti a centrocampo hanno dimostrato crepe vistose. Sacchi Donadoni ha definito la Spagna una squadra tosta, però in realtà contro di noi e in generale europei mondiali non hanno mai combinato granché. Lei poi il calcio spagnolo lo conosce bene. No, non credo che sia l'aggettivo giusto. È una squadra molto tecnica, è una squadra che ha il gusto del gioco, una squadra che per loro è fondamentale avere un buon possesso palla, è una squadra che mira sempre allo spettacolo e non sempre riesce a coniugare spettacolo con concretezza. Noi direi siamo molto più concreti. Per noi il calcio non è mai stato né uno spettacolo né uno sport, è stato prevalentemente un fatto agonistico, e quando abbiamo l'agonismo giusto, quando abbiamo la motivazione giusta, siamo più portati a sfruttare tutte le situazioni con quella determinazione che è tipica del nostro calcio. Una domanda per una risposta flash: la squadra migliore che ha visto giocare finora in questi europei è perché? L'Olanda. L'Olanda è è un'orchestra che sa suonare varie musiche, dal possesso palla al contrattacco veloce, all'azione manovrata, e collaborano molto, una squadra tatticamente ben messa. Complimenti a Marco Van Basten, complimenti all'Olanda. L'unico dubbio è che giocando su quei ritmi così elevati possa continuare. Grazie, grazie Sacchi. Tiziana. Sì, grazie a Sacchi. Allora sarà Adriano Celentano a consegnare il Leone d'Oro alla carriera di Ermanno Olmi alla prossima mostra del Cinema di Venezia. Vincenzo Mollica. Sarà Adriano Celentano a consegnare il Leone d'Oro alla carriera ad Ermanno Olmi. Come mai? Quando tu fai un bilancio dopo 50 anni e il premio alla carriera è un bilancio, ti dice: ma da dove ho cominciato? Ma quella volta che... E guarda caso, chi c'era con me quella volta? Quel ragazzotto di periferia, un po' come me, aveva 7 anni meno di me, ma
più o meno insomma intorno a quella generazione. Il film era Il tempo si è fermato, nel quale Celentano cantava il re del rock and roll. E questa è un'occasione bella per poterci ritrovare dopo 50 anni facendo un bilancio, devo dire, molto soddisfacente della nostra vita. Quante volte abbiamo persino tentato di mettere insieme un progetto comune. Chissà, magari appunto adesso in questa nostra giovinezza della terza età per lui e della quarta per me, ecco, chissà, magari una, appunto, una marachella. Noi ce l'auguriamo, E domani apre al pubblico al Palazzo delle Esposizioni a Roma la quadriennale d'arte contemporanea, 100 opere di artisti tra emergenti ed affermati. Maria Rosaria Gianni. Un fermo immagine sul nuovo, su chi sarà famoso o su quelli che da poco lo sono già. Hanno iniziato tutti negli anni 90 e la fotografia dei nostri artisti, un centinaio, uno su quattro ha meno di 35 anni ed una su tre è donna, come Luana Perilli che firma la provocatoria Quiete Domestica dal titolo Non vorrei crepare. Visita del presidente della Camera Gianfranco Fini alla quadriennale che torna nella sua sede naturale, il Palazzo delle Esposizioni. All'ingresso la scultura Autunno, mai esposta in Italia, ricorda Luciano Fabbro, da poco scomparso. Per lo spettatore e il visitatore non esperto che arriva qui da domani, che cosa vuole anticipare, che cosa troverà? È un viaggio entusiasmante come quello che si fa o che si può fare nella rete, dove si incontrano delle sorprese inaspettate. Non c'è un tema prefissato per le opere, ma libere idee in un libero caos creativo. Il visitatore spazia fra i generi tradizionali, le nuove forme di comunicazione, la parola scritta, le scienze e le interazioni con la webcam, come questa che vediamo di Giuseppe Stampone. Vi lascio all'incontro Svezia-Russia, arrivederci, un saluto dalla redazione del TG1.